Non entrare lì! Oh mio Dio. Siamo felici che tu sia qui. Immagino che non sia del tutto vero. Dottore Lee Weathers, della sede centrale. Ho bisogno di alcune informazioni su Morgan. Morgan era il nostro terzo tentativo. La nostra piccola scoperta. Un passo avanti nell'evoluzione. Bioingegneria con DNA sintetico. Nell'arco di un mese camminava e parlava. Nell'arco di 6 mesi ha superato qualunque nostra aspettativa. Vorrei parlare dell'incidente, se è possibile. Era in preda alla collera. C'era gioia nei nostri cuori, prima di richiuderla là dentro. Ti senti triste, Morgan? Sì. Ti piace qui? Sì. Che cosa ti piace? I miei amici. E loro ti sono amici? Voglio dire, pensi che sia normale che gli amici si rinchiudano nelle gabbie? Che cosa faresti se io chiedessi di revocarti il permesso di lasciare questa stanza? E se invece proponessi di eliminarti? Finiamola. Rispondimi! Che cosa faresti? Morgan! Dov'è Morgan? Inizio confinamento. Quello che non capisce... 10. È che Morgan è ancora in evoluzione. No. Le persone in questa casa sono in pericolo. 8. Deve essere eliminata. 7. 6. Non aver paura. 5. 4. 3. No! 2. 1. Comincio a sentirmi me stessa. Continuiamo a parlare dei film fantasy e sci-fi. Se siete fan di questo genere, preparate le agende, perché vi sto per dare gli appuntamenti da non perdere nella seconda parte del 2016. Si parte subito il 2 giugno con l'uscita di Warcraft, con la sceneggiatura creata dai giocatori del celebre World of Warcraft. Quest'estate, e precisamente il 28 luglio, tornano gli acchiappafantasmi in Ghostbusters, il reboot dell'omonima serie, con il nuovo team tutto al femminile, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones. Mi raccomando, assicuratevi che ci sia un cinema vicino a voi intorno a Ferragosto, perché l'11 agosto arriva al cinema in occasione del 50° anniversario della prima puntata di Star Trek, Star Trek Beyond, il 13° episodio dell'intramontabile saga che trae ispirazione dalla celebre serie televisiva, ideata da Gene Roddenberry a metà degli anni 60. L'8 settembre, invece, dopo ben 20 anni, torna sul grande schermo Independence Day, con l'episodio intitolato Rigenerazione. Ed ecco una nuova ondata di alieni che hanno risposto a una richiesta d'aiuto dei compagni caduti anni prima. Il mondo è cambiato e una nuova generazione di eroi si affaccia sul nostro pianeta, minacciato dagli alieni, ora dotati di una forza senza precedenti. E per chiudere questo secondo semestre del 2016 in bellezza, soprattutto per i fan di Star Wars, il 14 dicembre aspettiamo l'uscita di Rogue One, A Star Wars Story, lo spin-off di Gareth Edwards, il primo film della serie Star Wars Anthology, cioè una collezione di film stand-alone ambientati nell'universo di Guerre Stellari. Contenti? Fatemi sapere quali di questi film andrete a vedere e io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!